Musica in Villa, seconda edizione. L'evento, organizzato dall'Associazione Amarte in collaborazione col Comune di San Potito San Nitico e la Proloco Genius Loci, rappresenta uno degli eventi più rinomati di tutto l'Alto Casertano. Dove il mare non ci cava, ti forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di spirito. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che appena pianto, quasi schiarisce la voce, viene convince il canto. Thank you.
Sindaco, anche stasera ad assistere ad un evento veramente degno di nota in cui la cultura e l'arte e soprattutto il ritorno alle origini è al centro di tutto. Assolutamente sì. Io sono felicissimo di come sia andata l'estate di San Potito San Nitico, perché si è investito molto nella cultura e questa sera è la riprova. In effetti, ascoltando i ragazzi, o meglio gli artisti, i maestri che si sono esibiti questa sera, veramente trasmettevano quelle emozioni, e mi è venuto in mente un pensiero di Victor Hugo, il quale diceva che ci sono delle emozioni che non possono essere trasmesse a parola, però possono essere trasmesse a mezzo il canto e a mezzo della musica, e questa sera abbiamo assistito a questo. Veramente è stata una bellissima serata. L'amministrazione comunale sarà sempre a fianco di queste iniziative culturali. Questo è un pensiero veramente molto molto profondo. Abbiamo parlato degli eventi estivi, vogliamo un attimo rivolgere lo sguardo a quello che ci aspetta e soprattutto agli eventi che San Potito sta attendendo appunto per l'inverno. Sì, allora voglio dare un'anteprima. Come tutti sanno, noi nel mese di agosto abbiamo avuto l'evento del Fate Lab, questo laboratorio cinematografico a cielo aperto, dove si sono esibiti e si sono affermati praticamente dei registi, dei giovani registi, dei giovani filmmakers, i quali hanno preso un impegno, quello di girare un film a San Potito San Nitico. E voglio dare la notizia questa sera, ci hanno confermato che nel mese di ottobre, quindi prossimamente, sarà San Potito, sarà la location, unitamente ai nostri concittadini, al centro dell'attenzione e di un film, quindi sarà girato un film a San Potito. Questo è anche il modo per ripagare quelle che sono le energie che uno impiega nella cultura, e io sono felicissimo di questo. Tutto viene ripagato, complimenti. Grazie mille, grazie, grazie e buon lavoro. Grande l'emozione che lei ci ha trasmesso, che insomma questo concerto ci ha trasmesso, e veramente è stato sentito quasi sulla pelle. Ecco, lei che era dall'altro lato, che feedback proprio ha avvertito da parte delle persone? Abbiamo visto battere le mani proprio sul finale, una grandissima partecipazione emotiva, un'empatia potremmo dire. Sì, buonasera, salve, sono molto soddisfatto, è andata bene. Anche perché abbiamo fatto questi brani misti tra musica da camera, musica classica napoletana, musica anche diciamo non proprio colta, il brano magari un po' più allegro, popolare, arrangiato,
pianoforte, chitarra, flauto, anche cantato con voce impostata, quindi fatto in modo molto elegante. Siamo sempre in una chiesa, nella casa del Signore, quindi comunque con un arrangiamento comunque non troppo, diciamo, veloce o tra virgolette allegro, però la gente ha partecipato subito e si è emozionata. Credo che il leitmotiv di questa serata sia stata proprio l'emozione, e c'è stata sempre anche col Sala di Regina, quei brani un po' più lenti, con Uso le mie che ha fatto Ilenia, quindi c'è stata questa attenzione costante e continua, e direi che è stato veramente meraviglioso. Noi sentivamo l'emozione, si poteva tagliare a fette, era tantissima, c'era questa bella energia, anche perché poi oggi insomma le location diverse, il tempo inclemente, c'è stato insomma qualche imprevisto, e quindi giustamente abbiamo iniziato senza nemmeno fare le prove audio, così direttamente, perché era l'orario. Poi noi siamo molto legati allo spartito e alle strutture musicali. Poi dopo, come lei ha potuto vedere, ci si diverte con degli scambi, con delle risposte tra strumenti e tra voce, quindi ci si improvvisa pure. Questo forse credo sia il segreto, il trucco per coinvolgere anche le persone, divertirsi. L'improvvisazione è stata, diciamo, la marcia in più di questa serata. Penso di sì, sì. Ancora complimenti. Grazie mille. Roberta, da dove nasce l'idea di ripetere questo evento per la seconda volta, quindi alla seconda edizione? In effetti lo scorso anno è stata una bellissima esperienza, il pubblico ha molto apprezzato e quest'anno abbiamo deciso di bissare, non soltanto grazie alla collaborazione del comune di San Potito, che è sempre molto disponibile, ma anche grazie alla Proloco, perché quest'anno abbiamo una collaborazione anche con loro. Ovviamente abbiamo cercato un pochettino di diversificare rispetto allo scorso anno, infatti abbiamo sostituito il classico violino, molto bello ovviamente e piacevole, con il flauto, e quest'anno ci sarà la novità anche della voce tenorile. Quindi un gruppo veramente molto forte e compatto, anche perché, diciamolo, ci sono stati un po' dei problemi legati alle condizioni meteo e nonostante tutto siete qui. È giusto? Sì, purtroppo il meteo questa volta, l'anno scorso, pur essendo stato fatto a settembre, il tempo era splendido, purtroppo questa volta le condizioni sono decisamente avverse. Ciononostante abbiamo avuto la gradevole sorpresa del parroco, appunto, di San Potito, Don Franco, il quale ci ha ospitato gentilmente nella parrocchia di Santa Caterina, e speriamo che possa piacere al pubblico anche quest'anno, anche perché il gruppo è veramente molto affiatato, hanno subito trovato una splendida armonia tra loro. Sì. Mamma soltanto felice, perché mi torno da te, la mia canzone mi dice che è il più bel giorno per me. Mamma soltanto felice, vive lontano perché. Thank you.
E dalla Chiesa Madre Santa Caterina di San Potito Sannitico è tutto. Mariangela Marotta per casertasera.it.